Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto anche a Stefano Nava, accanto a me per il commento tecnico. Calcio B pronto a tenerci compagnia con questa sfida che si preannuncia davvero combattuta. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Conclusione intercettata. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Occhio al tiro. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Esecuzione perfetta dell'attaccante, ma da sottolineare anche lo splendido assist che lo ha liberato al tiro. Ha anticipato la conclusione cogliendo di sorpresa il portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Fin qui non bene, in campionato galleggiano nella parte bassa della classifica. In questi casi paga quasi sempre l'allenatore, anche se poi le colpe sono ovviamente da dividersi fra tutti. È una delle leggi non scritte del calcio. Quando le cose non vanno come si vorrebbe, si fa prima a cambiare la guida tecnica che a rivoluzionare un'intera rosa, specie a stagione in corso. La squadra ospite non sta andando come da pronostico, i tifosi non sono contenti ed è difficile dar loro torto di fronte a una classifica che si commenta da sola. Prima parte di campionato, la loro sicuramente al di sotto delle attese. Partivano con i favori del pronostico per la conquista del titolo. Impressione che dovranno accontentarsi di molto meno di questo passo. Ottimo qui il riposizionamento della difesa. Cercano spazi, a metri per andare. Prova a calciare. Questi sono tiri che certamente non possono far male al portiere. Alzano il pressing. Almici. Muovono bene il pallone. Almici. Ridà indietro il pallone al compagno. Interviene con decisione, spedendo il pallone in out. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Può ricevere una posizione interessante. Se ne può andare adesso. Palla ancora in gioco, pericolo. Punizione da una mattonella molto interessante. Punizione da posizione invitante, distanza ideale, può cercare la porta. Portiere che sventa la conclusione senza nessuna difficoltà, una sicurezza per tutta la difesa la sua. Eh sì, Pier, non può concedersi distrazioni o sono guai. Manovra gestita male. Benali. Per l'arbitro non è fallo questo? Dopo forse avremo modo di rivedere. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Può avanzare a spazio. La mette in mezzo. Intervento fondamentale in area di rigore. Almici. Può colpire da lì. Può metterla in area. Il cross viene intercettato dal portiere. Cigarini. Avanza verso la porta. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio.
può andare sulla fascia. Potrebbe essere il gol del pareggio. Tiro murato. Statistiche impietose che certificano la loro difficoltà oggi ad andare al tiro, e nel calcio si sa, se non segni non vinci. Il risultato che al momento li penalizza, ma c'è ancora il tempo per tentare la rimonta. Devono però cambiare atteggiamento. Benali a spazio lungo l'out. Almici, ci saranno da recuperare 2 minuti. Puntuale qui il difensore nel recupero. Mazzotta cerca di bucare per il compagno, è in buona posizione. Scambia corto sul compagno. Palla schizza via dopo il contrasto. L'arbitro manda tutti. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. E il portiere recupera il pallone. Cerca e trova il compagno. La squadra avversaria riconquista il pallone. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Contropiede gestito davvero male. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Mazzotta. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. L'allenatore opta per un cambio. Beh, direi che si affida a forze fresche. Cigarini. Molina. A spazio. Buono il contrasto, recupera il pallone. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Occhio al traversone. Occhio a Cigarini. Risolve problemi, grande intervento. Efficace fin qui i passaggi. A metri per correre sulla corsia. Buona qui la lettura del difensore. Molina. Bravo qui a smarcarsi. Azione interessante questa, attenzione. Palla vagante. Hanno perso palla. Arriva la segnalazione, sarà calcio di punizione. Stanno vincendo, il tecnico decide di modificare qualcosa per difendere il vantaggio e magari per incrementarlo. Un cambio tattico che dovrebbe consentire alla squadra di gestire il risultato senza troppi rischi. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Possesso palla per gli avversari. Buono il recupero, possono ricominciare. Prosegue qui nell'avanzata.
Occhio, posizione interessante. Vuole il secondo palo. La persona che si perde senza possibilità. Forze fresche nel tentativo di difendere la situazione di vantaggio. Cross verso il centro. La parata del portiere che dice di no. Lo vede. Hanno sfiorato il pareggio, conclusione che è terminata non lontana dai pali della porta. Avrebbe sicuramente meritato il gol qui. È mancato quel pizzico di fortuna necessaria in questi casi. Recupera palla, intercettando bene il pallone. A metri a disposizione. Fallo netto, può arrivare anche il cartellino. L'arbitro non ha avuto dubbi qui, ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Simi. Occhio a Cigarini. Posizione ideale. Cross murato dal difensore. Deviazione decisiva, ci sarà il corner. Occhio al pallone in mezzo. Azione sfumata, senza problemi. Pressione qui sul portatore di palla. Costretto all'errore dal pressing avversario. Può metterla in mezzo. La difesa spazza via il pallone. Ce la stanno mettendo tutte i tifosi per trascinare la squadra al pareggio. È in buona posizione. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Decisivo qui il portiere, con questo intervento salva risultato. Beh, se dovessero vincere oggi dovranno come minimo pagargli una cena, se la merita. Bravo qui a smarcarsi, può provare a metterla in mezzo. Intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare, Matteo? 3 minuti, ecco quanto manca al termine dei tempi regolamentari. Grazie a Matteo Barzaghi, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Mamma mia, cosa ha fatto qui! Pallone perso. Benali. Avanza col pallone tra i piedi. Può ricevere la posizione. Attenzione, passa il difensore. Ed entra in rete. Gol! Partita davvero a senso unico, ben detto, chiarissimo. Rivediamo il gol. Ha concluso praticamente a porta vuota. Aveva solo l'imbarazzo della scelta. Non poteva non approfittarne. Non si possono concedere occasioni del genere e sperare di rimanere impuniti. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2-0. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui.